l'arte e la bellezza sono un inno alla vita e quindi adesso è ora di riprendere. Appunto utilizzando sicuramente l'arte, perché i medici hanno nel periodo di coronavirus salvato le persone, hanno curato i corpi delle persone, ora tocca agli artisti curare le anime delle persone. Quale modo migliore di curare l'anima se non attraverso l'arte, la musica e la poesia? Sarà questo, quest'anno, l'obiettivo della terza edizione di Cantieri Culturali, la rassegna sostenuta dal Comune di Breno e dalla Proloco, che con la direzione artistica di Patrizia Tigossi, dell'Atelier Arte e Mestieri, trasformerà la Piazza Sant'Antonio in un grande salotto all'aperto, dove nel rispetto delle distanze di sicurezza la gente potrà tornare a condividere pensieri, emozioni e momenti di spensieratezza quanto mai importanti oggi, dopo mesi in cui la vita culturale e sociale è rimasta sospesa a causa del coronavirus. La piazza si chiude alle 7:30 di sera, i tavolini si dispongono nella piazza, le sedie si dispongono, il palco davanti al campanile e appunto vengono ospiti musicisti, attori e poeti. Nella chiesa invece artisti, pittori, scultori presentano le loro creazioni. La bellezza dell'arte è un grande inno alla vita ed è per questo che Cantieri Culturali con l'arte vuole celebrare anche Sandro Faresoio, che nel 2018 da sindaco diede il via alla rassegna culturale. È stata dedicata al nostro grande Sandro, che lui ha nel 2018 accettato di fare questa cosa, l'ha finanziata, ha capito l'importanza di questa rassegna e quindi quest'anno la dedichiamo a lui. Protagonisti della rassegna, i commercianti della piazza e delle vie del centro storico, che hanno voluto ed appoggiato l'iniziativa per animare l'estate brenese. E naturalmente loro, gli artisti, che ogni venerdì dal 3 al 31 luglio si alterneranno con esposizioni diverse nella chiesa di Sant'Antonio. L'arte è ospite dell'arte in questo caso e parliamo di quello che abbiamo passato. Le opere che io ad esempio porterò sono figlie dirette di questo lockdown perché sono nate nel periodo di chiusura, un periodo in cui non si poteva uscire. E dentro io dipingevo e pensavo all'età dell'innocenza, all'essere bambini, alle illusioni, ai sogni e al futuro. Ad aprire la rassegna venerdì 3 luglio alle 20 sarà la mostra Autoritratti di Claudio Salvetti e la serata proseguirà alle 21 con gli artisti musicali Paco en Baile nello Smuchachos Duo Tango Picucco con Gino Zambelli e Luca Rossetti e con Monini in pasta polimerica e resina di Luisella Scarpellini. Seguiranno altre 5 serate fino al 31 luglio con altri artisti, musicisti e cantanti che porteranno in piazza la musica lirica, l'improvvisazione, la chitarra, le poesie e la magia e l'atmosfera che solo l'arte in tutte le sue forme sa creare.